Prepariamo insieme la ciambella con carote e mandorle, sempre dal cuore alle mani per voi. Per fare la ciambella di carote e mandorle iniziate col pelare le carote. Eliminate le estremità e tagliatele a tocchetti. Trasferitele nella ciotola del frullatore. Aggiungete l'olio di semi e frullate fino ad ottenere una crema. A questo punto mettete da parte. Prendete le mandorle e frullatele fino ad ottenere una farina. Versate nella ciotola le due uova, un pizzico di sale e lo zucchero. Mescolate bene il tutto. Aggiungete adesso la purea di carote. Mescolate fino a farla assorbire. Unite quindi la farina di mandorle e mescolate ancora. Aggiungete anche la scorza dell'arancia grattugiata. Unite adesso la farina e il lievito setacciati, poco alla volta. E mescolate sempre bene il tutto. Trasferite il composto ottenuto in uno stampo da ciambella imburrato e infarinato e quindi cuocete in forno a 180 gradi statico per circa 25-30 minuti oppure a 170 gradi ventilato per lo stesso tempo. Fate la prova a stecchino e sfornate la ciambella. Sformatela su un piatto di portata ed ecco la nostra ciambella pronta per essere gustata e servita, soffice, morbidissima e umida al punto giusto. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!